Gentili amici di Cuneo 24, a tutti ben ritrovati. Buonasera. Situazione al momento ancora anticiclonica, però io direi che tra domani pomeriggio, la notte successiva e giovedì mattina passerà una perturbazione. Poi per il resto della settimana, da venerdì in poi, io penso che potremo avere un tempo gradevole, non proprio bellissimo, ma definiamolo gradevole. Vediamo la situazione prevista per domani, mercoledì, all'ora di pranzo. È una situazione di attesa anticiclonica, la vedete? Però questa è la perturbazione che arriverà mercoledì sera, nella notte, su giovedì e un pochino giovedì mattina. Giovedì pomeriggio se ne andrà verso la Lombardia e sul Piemonte, soprattutto quello più occidentale, quindi il Cuneese, torneranno le schiarite. Schiarite che poi andranno avanti anche per il fine settimana, alternate magari a qualche passaggio nuvoloso, ma del tutto innocuo, soprattutto di pomeriggio. Quindi venerdì, sabato e domenica avremo belle mattinate, però di pomeriggio qualche passaggio nuvoloso, senza conseguenze. Ora prevediamo il tempo per questa sera con un cielo sereno, 1,0 termico attualmente intorno ai 2500 metri e una temperatura massima di questo pomeriggio in pianura intorno a 13 15 gradi. Vediamo domani quando aumenterà la nuvolosità, soprattutto dal pomeriggio, quando avremo anche qualche debole precipitazione in quota, intorno a 1500-1600 metri, zero termico in abbassamento a 1600-1700 metri. Domani mattina la minima in pianura sarà di circa 3-4 gradi, la massima del pomeriggio 14. Giovedì coperto con precipitazioni nevose dai 1000 ai 1100 metri al mattino. Nel pomeriggio prime schiarite, lo zero termico intorno a 1800-2000 metri, la minima notturna 14 nel pomeriggio. Venerdì, sabato e domenica poco nuvoloso, talvolta nuvoloso di pomeriggio, con temperature senza grandi cambiamenti, più o meno resteranno abbastanza gradevoli nonostante il periodo. È tutto. Grazie e buonasera.